Allora, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Vogliamo fare un video lampo sull'aggiornamento Russia-Ucraina, ma la cosa è molto più complessa, molto più articolata di quanto sembra. Storicamente parlando, l'Ucraina ha giocato un ruolo preponderante per molte situazioni nei confronti della Russia e ancora oggi continua a concretizzare la stessa, appunto, rilevanza. Per chi non lo sapesse, l'Ucraina non so se è la seconda terra al mondo, comunque se non è la seconda, è tra le primissime terre al mondo dove c'è più agricoltura. Noi sappiamo benissimo che una delle forme per vincere una guerra è l'agricoltura. Una delle risorse più importanti che una nazione può avere per essere una superpotenza è l'agricoltura. Una delle cose più importanti in assoluto che una nazione deve possedere sì o sì è l'agricoltura. Ecco perché sono ambienti molto particolari e altamente custoditi e controllati dalle elite. Quindi, che cosa sta facendo Putin? Sta certamente invadendo l'Ucraina, non solamente per una questione di territorio come fine ultimo, quello bellico, affinché lui possa avere una frontiera più grande, perché sappiamo che, insomma, la Russia è pianeggiante. Ma quello non è l'unico scopo. Un altro scopo è proprio quello dell'agricoltura. Attenzione, perché le pedine vanno sempre guardate tutte. L'obiettivo delle grandi elite è quello di controllare l'agricoltura. Quindi, se l'Oriente vuole controllare l'agricoltura, in automatico noi dobbiamo guardare verso casa nostra, verso l'Occidente. Infatti, se è vero che siamo alla fine dei giorni previo al rapimento della Chiesa, dovremmo vedere lo stesso discorso, la stessa situazione concretizzarsi in Occidente. E quindi non dobbiamo fare altro che andare a controllare, perché oggi l'informazione è ormai accessibile e anche laddove è bloccata, bypassarla è un gioco da ragazzi. Insomma, a mali estremi, se proprio bloccano tutto, rimane l'ultima frontiera, il deep web. Speriamo di non arrivare a tanto, ma insomma, alla fine, se una cosa la vuoi, la ottieni. Sempre con l'aiuto del Signore. Che cosa sta succedendo in America? Negli Stati Uniti di America ci sono dei 2/3 personaggi, che sono tre personaggi chiave, non perché loro siano i detentori del potere, ma sono le pedine principali di coloro che detengono il potere. E quali sono questi personaggi? Google, Facebook, sono loro, Amazon, Bill Gates. Per chi non lo sapesse, Bill Gates in questo momento è diventato il principale, ce l'ho qua, l'articolo del giornale, Bill Gates si mette a fare il contadino. Chi lo dice? Forbes. Bill Gates si mette a fare il contadino, ora è il più grande proprietario di terreni agricoli d'America. Tradotto, l'agricoltura è in mano al signor Bill Gates che a sua volta detiene il potere e il controllo dei vaccini, della sanità e quindi anche dell'economia, perché un domani vaccini, economia, saranno tutto uno.
Dolce Italia dice: Bill Gates, Jeff Bezos scommettono sul biologico. 22 maggio 2019, Bill Gates, Jeff Bezos sarebbe, diciamo, chiamiamolo il proprietario di Amazon, e Richard Branson vogliono scommettere sul biologico e l'innovazione nel mondo del food, rivoluzionando il settore agroalimentare. Un altro periodico, Expansion, dice: Bill Gates se convierte en el mayor propietario de tierras agrícolas de Estados Unidos. Praticamente dice la stessa cosa. Bill Gates diventa il maggiore proprietario in terreni agricoli negli States, con un patrimonio netto de 121.7 mil millones de dólares. Bill Gates se ha convertido ahora en el rey de las tierras agrícolas. Se calcula que sus tierras diseminadas por 18 estados ocuparían un área similar a 7 veces Manhattan. 18 stati. Bill Gates ha terreni agricoli in 18 stati degli Stati Uniti. Interessante tutto questo. Perché? Semplicemente un fattore economico? O forse l'elite sa, perché lo sa, che deve venire la grande tribolazione? Qualcuno si chiederà allora perché non si convertono? Perché pensano di vincere? Perché Satana si è ribellato a Dio? Perché pensava di vincere? E così è questa gente qua. Quando ti cade il velo, non vedi più nulla. Loro sanno quello che deve venire, sanno che deve venire una fame nera. Apocalisse 6, i primi quattro cavalieri, fra le tante calamità, portano la fame. Attenzione. Ancora dubiti? Stavo riflettendo. Ok, adesso qui entriamo in un discorso che è un pourparler, quindi prendetela in questa maniera, è semplicemente un pourparler. Però Dio ci tiene ai numeri. Siamo nel 2022 in Europa, dal 1945, quando finisce la guerra, siamo nell'anno 77 in Europa, che non c'è una guerra, 7, 2 volte 7, guarda quello che sta succedendo, interessante. Biblicamente parlando non vuol dire niente, però noi sappiamo che Dio ci tiene i numeri. 2 volte 7, wow, vabbè. Normalmente non le faccio queste cose, non è dottrina, è semplicemente un parlare da salotto, ma quello che ho detto prima non è un parlare da salotto. Potrei aggiungere anche altre cose su quest'ultima affermazione, ma ripeto, è un parlare da salotto. Invece parliamo della Bibbia. Siamo nell'ultima generazione, si stanno preparando sotto ogni punto di vista. Loro sanno quello che deve venire. Nei nostri pulpiti non si predica più il rapimento della Chiesa, perché a differenza dei nostri avi non lo si desidera più, sotto la pseudo scusa nessuno sa il giorno e l'ora, e quando lo si predica quella volta l'anno lo si fa come a mo' di ho timbrato il cartellino, perché si può andare in comunità, in chiesa, anche a mo' di ho timbrato il cartellino, ma questo vale anche per la predicazione e per gli insegnamenti. Ma Dio conosce i cuori. Ripeto, Dio permetterà ancora di più affinché la Chiesa lo gridi. Il rapimento della Chiesa lo voglio. Secondo me ci sarà un grande grido e lo stiamo cominciando a vedere. Video aggiornamento. Interessante.
Pensi che sia un caso, vero? Pensi che mancano 200 milioni di anni per il rapimento della Chiesa? Una generazione. Una generazione dal ritorno degli ebrei nella loro terra dopo 2000 anni, 2 giorni. Dio ti benedica. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà a un prossimo videoprogramma. Shalom.